Rielaborazione creativa. Cosa ce ne viene a quotidianità infranta? Dubitarsi di riprendere da dove si era lasciato, che non succede mai, nemmeno ordinariamente, e però così ci pare. Riappesantire i seggi vuoti, tornare a lottare. Ma non si lotta tutti i giorni, ed ogni giorno è un nuovo tavolo per rielaborarsi. Creare. Non si crea che dalla carne, dal corpo imperfetto, per poi ricostruire, pensare e attivare la trasmissione. Ecco, quando riprenderanno le trasmissioni? Eccomi nella vera modalità smart working. Io comunque sono curiosa di una cosa. Tutti i praticanti di yoga, meditazione, asana, stanno bene in questo momento? Perché se loro stanno bene, si rivela tutta la nostra angoscia esistenziale da occidentali. Occidentali, è difficile sintetizzarlo. Se questa cosa durerà tanto, potremmo non uscire più, o uscire poco, o perdere la voglia di uscire e di sfidare agli altri. Noi dobbiamo sempre riempire, riempire, riempire. Non sappiamo accettare il fatto di svuotarci la testa. Jill, are you happy? Huh? Are you really happy? Vabbè, si fatica, come vecchi tempi.